calcoliamo la velocità di fuga da un pianeta, o più precisamente la velocità di fuga dalla superficie di un pianeta. Cosa significa? Significa calcolare la velocità con cui deve essere lanciato un oggetto che si trova sulla superficie del pianeta per farlo allontanare a distanza infinita, in modo che non torni più indietro e non ricada più sul pianeta. Quella è la velocità di fuga dal pianeta, non la velocità di fuga del pianeta, perché non è il pianeta che deve fuggire, è un oggetto che deve fuggire dal pianeta, quindi velocità di fuga dal pianeta. Più precisamente, la velocità di fuga è la velocità minima che dobbiamo dare a questo oggetto per farlo uscire dal campo di gravità fino all'infinito. Per esempio, vedremo che per far uscire un oggetto dalla gravità terrestre e portarlo all'infinito bisogna spararlo con circa 11,2 km al secondo di velocità iniziale. Quella è la velocità minima che bisogna dare all'oggetto per mandarlo all'infinito. Una velocità superiore a quel valore, per esempio 20 km al secondo, 30 km al secondo, non è la velocità di fuga perché è eccessiva, è superiore alla velocità di fuga. La velocità di fuga è la velocità minima per far allontanare un oggetto all'infinito. Se invece noi lanciamo l'oggetto dalla superficie terrestre con una velocità minore di 11,2 km al secondo, l'oggetto si allontana magari anche tantissimo, ma alla fine, attratto indietro dalla gravità terrestre, cadrà di nuovo sul pianeta. Abbiamo detto che la velocità di fuga è la velocità minima. Minima si intende anche che l'oggetto, mentre si allontana all'infinito, rallenta. Ovviamente rallenta perché la forza di gravità attrattiva fa su di lui lavoro resistente e ne diminuisce l'energia cinetica, quindi rallenta. E velocità minima significa che quando arriva a distanza, diciamo, infinita, quindi B tende all'infinito, la velocità del sasso, dell'oggetto, diventa zero. Quindi velocità minima in partenza vuol dire che all'arrivo a distanza infinita la velocità si azzera. Questo per la Terra accade con una velocità iniziale di 11,2 km al secondo. Se noi lanciamo invece l'oggetto con 20 km al secondo, quello va all'infinito ancora meglio, e quando arriva all'infinito la velocità non si azzera, ma rimane una velocità residua positiva. Per esempio, l'oggetto anche a distanza infinita continua ad andare, per esempio, a 100 metri al secondo. Quindi, se la velocità residua non va a zero, ma rimane appunto una velocità residua all'infinito, vuol dire che quella iniziale non era la velocità di fuga, era di più della velocità di fuga. Era quindi una velocità eccessiva. La velocità di fuga è quella velocità iniziale, tale che la velocità all'infinito si azzera. Quindi l'oggetto perde velocità fino praticamente a fermarsi all'infinito. Ora che abbiamo definito precisamente che cos'è la velocità di fuga dalla superficie di un pianeta, vediamo come si fa a calcolarla. Costruiamo la solita tabella con la posizione iniziale sulla superficie del pianeta, quindi A, e la posizione finale all'infinito, B. Le energie in gioco sono l'energia cinetica dell'oggetto e la sua energia potenziale gravitazionale. Calcoliamo l'energia cinetica in A, 1/2 mv alla seconda, e qui c'è la nostra incognita, la velocità con cui deve partire questo oggetto. È la velocità di fuga. Sempre in A calcoliamo l'energia potenziale gravitazionale. Dobbiamo utilizzare la formula generale. Non possiamo utilizzare mgh perché poi l'oggetto si allontana all'infinito. Quindi dobbiamo usare la formula generale meno gmm su r. R è la distanza iniziale dal centro della Terra e la distanza iniziale è un raggio terrestre, quindi R maiuscolo, il raggio del pianeta. E abbiamo anche la somma delle due energie, che è l'energia meccanica, quindi 1/2 mv alla seconda meno gmm su r. Ora andiamo a vedere che succede in B. Vediamo le due energie, cinetica e gravitazionale, in B. Abbiamo detto che in B la velocità dell'oggetto si annulla, B è l'infinito, quindi l'oggetto perde velocità fino a fermarsi all'infinito, quindi l'energia cinetica dell'oggetto in B è zero. Ma anche l'energia potenziale gravitazionale dell'oggetto all'infinito è zero. Infatti, se nella formula dell'energia gravitazionale noi ci mettiamo una distanza infinita,
perché l'oggetto si allontana all'infinito, allora una frazione con denominatore che tende a diventare infinito, la frazione tende a zero. Quindi vuol dire che questa energia potenziale gravitazionale si azzera. Questo si vede anche dal grafico dell'energia potenziale gravitazionale, che allontanandosi l'oggetto sempre di più, questo grafico diventa sempre più vicino all'asse orizzontale. Quindi vuol dire che questa energia potenziale gravitazionale, man mano che l'oggetto si allontana dal pianeta, cresce fino a portarsi, è sempre negativa, quindi cresce da valori negativi fino a portarsi al valore zero, da valori negativi fino a zero. E quindi l'energia potenziale gravitazionale all'infinito, in B, che è l'infinito, vale zero. Eccolo qua, quando mettiamo l'infinito qui viene zero. Quindi nella posizione finale all'infinito, a distanza infinita, il nostro oggetto non ha né l'energia cinetica né l'energia potenziale gravitazionale, quindi l'energia meccanica vale zero, la somma delle due. Può sembrare che l'energia meccanica si sia persa, ma in realtà non è così, non si è persa, era zero anche all'inizio. Infatti non c'è nessun processo d'attrito, non ci sono forze dissipative, quindi non c'è niente che trasforma in calore l'energia meccanica. Quindi se l'energia meccanica è zero alla fine, 0 più 0, vuol dire che era zero anche all'inizio. E questo non è sorprendente, perché le due energie, cinetica e gravitazionale, hanno segni opposti. L'energia cinetica è positiva, l'energia potenziale gravitazionale è negativa. Allora vuol dire che questi due termini di energia erano uguali e opposti all'inizio, e la somma faceva zero anche all'inizio. Quindi, per la conservazione dell'energia meccanica, la somma di questi due termini fa zero, e da qua possiamo ricavare la nostra incognita, che è la velocità in partenza, quindi la velocità di fuga. Intanto vediamo che nel calcolo si semplifica la massa dell'oggetto. Questo può sembrare sorprendente, che il risultato finale non dipende dalla massa dell'oggetto. Questo vuol dire che, per esempio, per far uscire un oggetto dalla gravità terrestre e portarlo all'infinito non è importante la massa, cioè bisogna sempre lanciarlo con 11,2 km al secondo, che sia un sasso, che sia un autotreno, che sia un razzo, qualunque cosa sia, qualunque sia la sua massa, la velocità di fuga è la stessa per tutti gli oggetti. E questa velocità di fuga vale radice di 2gm su r. Basta fare la formula inversa, ricavare la velocità di fuga, e giustamente compare nella formula sia la massa del pianeta che il raggio del pianeta. La massa compare al numeratore, perché se il pianeta ha più massa, ha anche più gravità superficiale, quindi il campo di gravità in superficie è più intenso, e quindi servirà una maggiore velocità iniziale per far fuggire all'infinito un oggetto dalla superficie. Quindi è logico che più il pianeta ha una massa grande, e più deve essere grande la velocità da dare all'oggetto. È logico anche che il raggio stia al denominatore, il raggio del pianeta, perché un pianeta con un raggio piccolo, quindi immaginiamo un pianeta più stretto, a parità di massa, ha però una gravità più forte in superficie, perché il pianeta è più piccolo come dimensioni, ma ha la stessa massa, quindi ha una massa più concentrata. La stessa massa è concentrata in uno spazio minore, quindi in superficie c'è più gravità. E quindi, di nuovo, se il raggio del pianeta è piccolo, vuol dire che il pianeta è molto denso, molto concentrato, ha una grande gravità superficiale perché è molto concentrato, allora servirà una maggiore velocità di fuga per lanciare all'infinito gli oggetti dalla sua superficie. Quindi, in definitiva, pianeta di grande massa, e se questa massa è concentrata in un piccolo raggio, allora la velocità di fuga deve essere grande. Abbiamo detto poco fa che la velocità di fuga non dipende dalla massa dell'oggetto da lanciare. Per esempio, dalla Terra dobbiamo lanciare gli oggetti tutti quanti con 11,2 km al secondo. Però lanciare con quella velocità un sasso è molto più facile che lanciare con quella velocità un autotreno. È vero che la velocità che bisogna imprimere è sempre quella, però siccome il sasso è più leggero, serve meno forza per lanciarlo con quella velocità. Invece un autotreno, per imprimergli la stessa velocità
11,2 km al secondo, serve imprimere molta più forza rispetto a un sasso. Quindi non è vero che è ugualmente facile lanciare all'infinito tutti gli oggetti di qualunque massa. Serve più forza per lanciare gli oggetti di massa grande, perché per dare loro la stessa velocità serve spingerli con una forza maggiore. Infine calcoliamo questo valore 11,2 km al secondo che finora abbiamo utilizzato senza mai calcolarlo. Basta sostituire in questa formula al posto di G la costante di gravitazione universale di Newton, che è questo valore qua, al posto di M la massa della Terra e al posto di R il raggio della Terra. Il risultato è 11,2 km al secondo. Vediamo le unità di misura, vediamo perché viene metri al secondo. Newton metro quadrato, eccoli. Chilogrammo va via con chilogrammo, rimane un chilogrammo sotto. E poi c'è questo metro che ho ricopiato qua. Questo metro va via con uno dei metri quadrati sopra. Ecco qui infatti che si semplificano e sopra rimane newton per metro, diviso chilogrammo. Ma newton è scritto qua tra parentesi, chilogrammo per metro al secondo quadrato. Poi ricopio questo metro e questo chilogrammo, l'ho ricopiati qua. Chilogrammo si semplifica e quindi rimane metri al quadrato diviso secondi al quadrato. Tutto è sotto radice e quindi rimane metri al secondo. 11,2 per 10 alla terza metri al secondo. Se poi in questa formula sostituiamo la massa e il raggio di altri pianeti, otteniamo la velocità di fuga per lanciare all'infinito oggetti dalla superficie di quei pianeti, lanciati all'infinito in modo che si fermino a distanza infinita. Quindi calcoliamo la velocità di fuga degli altri pianeti mettendoci la massa e il raggio di quei pianeti. Il risultato è espresso in quest'ultima colonna. Ritroviamo che per la Terra la velocità di fuga dalla Terra, non della Terra, dalla Terra è 11,2 per 10 alla terza, quindi chilometri al secondo. Dalla Luna invece la velocità di fuga è più piccola, come è logico, 2,4 km al secondo. Giove, avendo invece una grande massa, molto più grande della Terra, ha una velocità di fuga dalla superficie molto maggiore. E il Sole naturalmente è ancora maggiore, perché è ancora più massiccio di tutti. E così via, ci sono le velocità di fuga dalla superficie dei vari pianeti.